Ciao a tutti e bentornati nel consueto appuntamento con il Pilates. Oggi, anche se è una bella giornata, fa un pochino freddo, infatti mi vedete con il collo proprio per proteggermi un po' dal vento freddo di questi giorni. Utilizzeremo per la lezione di oggi un piccolo attrezzo reperibile in tutte le case, diciamo. Io userò una Corband, che è questo telo di stoffa. Voi potete usare un asciugamano, basta che sia sufficientemente lungo per afferrare e aprire le braccia anche un poco più delle spalle. Bene, questo attrezzo ci permetterà di attivare naturalmente la parte posteriore dell'ascella quando faremo alcuni esercizi, e quindi di attivare tutta la catena muscolare che muove spalle, braccia, eccetera. Bene, cominciamo con l'allenamento. Piedi paralleli, larghezza delle anche, afferriamo l'asciugamano in tutta la sua lunghezza. Voi lo potete arrotolare, la mia, siccome è già stretta, è una fascia praticamente di una ventina di centimetri, la posso già afferrare un po' attorcigliata. Afferrate, dicevo, a larghezza un poco più delle spalle e portate le braccia in basso con il telo davanti alle cosce. L'unica cosa che vi chiedo è di non far perdere tensione al telo, tenetelo sempre in tensione senza tirare eccessivamente verso l'esterno, ma comunque un po' di tensione verso l'esterno. Noterete che già spingendo verso l'esterno sentirete l'attivazione della parte posteriore dell'ascella, cioè del gran dorsale. Bene, portate il telo a contatto con le cosce e per scaldare le spalle porto le braccia avanti, davanti al petto, non a livello delle spalle, leggermente più sotto, e torno giù attivando un po' le ascelle. Anche se io non le attivo volontariamente, ma spingo un pochino con le mani verso l'esterno, sento che si stringono come se ci avessi i piatti sotto le braccia. 3 e giù. Prendo aria quando sollevo le braccia e butto fuori trascinando con le ascelle verso il basso. 5 e giù. 6 e giù. Prendo aria, mi allungo verso il soffitto. 7 e giù. 8 e giù. 9 e giù. Sull'ultimo mi fermo con le braccia avanti davanti al petto, tenendo sempre la banda in tensione. Vado a piegare le braccia e portare i gomiti indietro, più indietro rispetto alle spalle, così attivo le scapole, quindi vado ad avvicinare le scapole e torno a distendere. Bene, quindi tenete sempre in tensione, tirate indietro i gomiti, portate la fascia a contatto con il petto senza farla ammosciare e ridistendo. Quindi farete così: prendo aria, tiro e butto fuori, distendo. Insieme a questo movimento sollevo i talloni, quindi 3 e torno avanti, prendo aria, mi allungo verso il soffitto. 4 e giù. 5 e scendo. 6 e scendo. 7 e là. 8 e giù. 9 e giù. L'ultimo ne faccio 10, ridistendo e scendo con le braccia. Sentirete la tensione sulle spalle, quindi vi stancherete abbastanza con le spalle. Secondo esercizio, parto con le braccia avanti da dove sono arrivato nel precedente, prendo aria, porto le braccia in alto, attenzione a non alzare sempre le spalle verso le orecchie, e torno davanti al petto trascinando dalle ascelle, e prendo aria. 2 e butto fuori, scendo. 3, mi allungo sempre con la testa verso il soffitto e butto fuori, scendo. 4, torna con le braccia davanti al petto e non davanti alle spalle. E 5 e giù. 6 e torno giù. 7 e ritorno davanti al petto. 8 e giù, tieni forte con gli addominali. 9 e giù. L'ultimo 10, resto in alto, e adesso piegando le braccia tieni la banda sempre in tensione e porta i gomiti in basso e la banda sempre davanti al petto, ritornando in distensione verso l'alto. Mentre faccio il movimento, come prima, sollevo i talloni, quindi 1, come se mi volessi affacciare a un davanzale molto alto, ops, e distendo. 3 e là. 4 e torno a distendere, prendo aria. 5 e su. 6 e torno a distendere, 7 e torno a distendere, 8 e su, 9 e su, l'ultimo 10, torno su e sciolgo. Ok, ora portiamo con le braccia avanti e facciamo un movimento con le gambe e con le braccia. Le gambe faranno un piegamento, quindi inclino un po' il busto avanti in modo da portare spalla, ginocchio e punta del piede sulla stessa linea. Bene? E sto qui. Quindi con le braccia andiamo verso destra, quindi farò questo: mentre piego giro come se avessi una bacchetta al posto della fascia e la porto vicino alle cosce. Attenzione a non girarvi da questa parte, ma rimanere con lo sguardo avanti, e torno su davanti al petto. Vado dall'altro lato e 2, come remare su una canoa, e torno su e scendo, 3 e mi allungo verso l'alto, 4 e torno, mi allungo, 5 e su, 6 e torno su, 7 e su, 8 e torno, 9 e avanti, l'ultimo 10, torno su e sciolgo. Apro la gamba destra in fuori poggiando la punta del piede. Ok, parto con le braccia in basso davanti alle cosce, sempre con quasi come fosse una bacchetta, quindi sempre in tensione. Quindi vado a fare, salgo lateralmente a sinistra, giro, quando arrivo con le braccia in alto sollevo la gamba e faccio una flessione laterale col busto e con la gamba, e torno, giro avanti il braccio destro e torno davanti al petto. Quindi farò questo: prima sposto lateralmente, porto il braccio destro avanti, vado in alto e poi faccio la flessione laterale. Attenzione a non fare la flessione solo con le braccia, ma braccia destra e busto insieme. Quindi alzate la gamba solo quando siete arrivati in alto con le braccia, quindi prima solo le braccia e poi vado a fare la flessione, scendo e là, in una circonduzione delle spalle prendo aria e butto fuori, e 3 e butto fuori, 4 e scendo, mi fermo, 5, lo sguardo non lo giro mai, e giù, e 6 e torno, 7 e giù, 8 e giù, 9 e giù, ne faccio l'ultimo, 10, resto su con la gamba e col busto un po' in flessione, uno contro l'altro, 1, 2, butto fuori 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, torno giù e sciolgo un pochettino. Ok, mi raccomando, l'importante è non ruotare lo sguardo. Ricordatevi sempre che lo sguardo guida il movimento, perché così, se in questo esercizio io giro lo sguardo verso le maniche, per esempio verso la direzione delle braccia, si gira di conseguenza anche tutto il busto e quindi perdo l'effetto dell'esercizio sulle articolazioni. Apro la gamba sinistra in fuori con la punta appoggiata a terra, sono in equilibrio, quindi se stacco il piede rimango fermo al centro, davanti alle cosce. Stavolta andiamo a destra, prima alziamo il braccio destro in fuori, portiamo il braccio sinistro avanti, girate le braccia, andate in alto e da questo momento fletto il busto e alzo la gamba, riscendo e faccio il movimento nel senso opposto. Bene? Quindi farò 1, alzo la gamba e giù, tieni sempre le braccia tese e la corda in tensione, e 2 e giù, 3 e giù, alzate la gamba quando siete con le braccia in alto, 4 e torno avanti, guardate sempre avanti, 5 e scendo, appoggio, prendo sempre aria quando salgo, 6 e butto fuori scendo così controllo meglio, e 7 e torno avanti, 8 e scendo appoggio, 9 e scendo appoggio, l'ultimo 10, resto su, uno contro l'altro, 1, 2, 3, 4, butto fuori 5, 6, 7, 8, 9 e 10, torno e sciolgo e ce ne andiamo a terra. Ci sediamo. Prendiamo la nostra banda, stringiamo un po' la presa, quindi diciamo larghezza spalle, e come primo esercizio dalla coda vado indietro e uno senza muovere le braccia, il massimo che posso fare è arrivare sul tratto lombare, lo sguardo sempre parallelo avanti, e buttando fuori l'aria torno su, resto fermo con le braccia e 2, i piedi paralleli, butto fuori, salgo e alla fine riestendo, e 3 e su, 4 e butto fuori, salgo, 5 e su, 6 e stringo l'addome, 7 e là, 8, ritorno, 9 e butto fuori, salgo, l'ultimo 10, butto fuori e sciolgo un po' anche le braccia. Tra un esercizio e l'altro mollate un po' il panno, perché altrimenti state sempre in carico sulle spalle. Bene, ora abbiamo fatto l'esercizio in flessione, quindi srotolamento, ora facciamo lo stesso esercizio in estensione, quindi stavolta schiena piatta, come se avessi un bastone legato dietro la schiena, faccio questo lavoro, inclino il busto dietro, alzo le braccia, 1 e butto fuori, torno su, inclino, 2, come se avessi un piano inclinato dietro e su, la testa non va indietro, 3, rimane più o meno allineata e giù, non andare troppo in fondo, 4 e giù e su, 5 e su, 6 e su, 7 e su, 8 e su, 9 e su, l'ultimo 10, torno su e sciolgo, piego un po' le gambe. Ora le divarico e afferro il panno più largo, larghezza delle spalle. Bene, quindi farò questo movimento, mi giro verso il piede sinistro flettendo il busto, sposto dall'altro lato, tengo le braccia sempre tese, risalgo, non faccio flessione laterale ma tengo il panno sempre parallelo al pavimento e tornando piego e distendo avanti. Bene? Quindi sposto, 2, cambio, giro e spingo, come se girassi un cucchiaio dentro il barattolo, e 3, cambio e su, 4, sempre dallo stesso lato, cambio e su, 5, cambio, giro e là, 6, cambio, giro e vai, 7, butto fuori e su, 8, cambio e là, 9, cambio e spingo, l'ultimo 10, cambio, giro, spingo e appoggio e chiudo le gambe. Ok. cambia l'impugnatura, prendi le prese inversa, metti. Quindi farò così, tengo le braccia un po' più larghe delle spalle e il panno sempre un po' in tensione. Quindi farò questo, scendo e mantenendo il panno parallelo al pavimento sposto le braccia e il busto a destra, guardando lateralmente a destra, e torno su buttando fuori l'aria. Con la schiena curva scendo 2 e butto fuori, salgo 3, non appena il braccio che va in fuori arrivo all'altezza della spalla già ci sono, e su 4, le braccia sempre tese, e su, prendo aria 5 e butto fuori, salgo 6 e butto fuori, salgo 7 e ancora forza 8 e butto fuori, salgo 9 e su, l'ultimo 10, torno su e sciolgo un po' piegando le gambe, riprendi la presa normale e distendi le gambe divaricate, bene, tenendo i piedi, prima non l'ho detto, verticali, perpendicolari al pavimento, se riesco con i piedi a martello, parti con le braccia distese avanti e come ho fatto prima, stavolta vado a destra, prima fletto sul piede destro, cambio dall'altro lato, giro, piego le braccia e torno al petto, spingo e 2, cambio, giro e là, 3, cambio, giro e spingo, 4 come il cucchiaio dentro il barattolo, giro e spingo, 5, cambio, giro e là, 6, ancora, giro e spingo, 7, faccio tutta la circonduzione e spingo, 8, cambio e là, 9, cambio e su, l'ultimo 10, cambio di qua, ritorno, spingo e appoggio, chiudo le gambe, metto la banda a terra vicino a me in modo che la posso utilizzare, sistemo in modo che dietro ho lo spazio per sdraiarmi e curvando la schiena scendo piano piano a terra. Bene, potete mettere qualcosa sotto la testa come sto facendo io in questo momento per rialzare un po' il collo. Bene, adesso fate così, piegate l'asciugamano arrotolato o il panno, quello che avete, lo piegate, lo ripiegate in modo da fare un po' di spessore, ok? Il mio fa poco spessore perché essendo una fascia di 20 cm anche piegandola fa poco spessore, ma sicuramente il vostro asciugamano, il vostro canovaccio eccetera faranno più spessore, se voi lo arrotolate così farà ancora più volume. Bene, una volta fatto il volume lo mettete in mezzo, non alle ginocchia, vicino alle ginocchia, in mezzo alle cosce. Bene, ok, faccio un po' più a pallina io per avere un po' più di riscontro, ok, mi sdraio completamente a terra e porto le braccia avanti verso il soffitto, bene, quindi avanti al petto. Ora le braccia le porto in alto senza alzare le spalle, mi raccomando, e senza toccare il pavimento, quindi fate molta attenzione, non dovete né arcare la schiena. Mentre ho portato le braccia in alto, quindi sopra la testa, stringo la pallina che ho fatto con l'asciugamano e mantengo, lo faccio con la parte interna delle cosce, con la parte profonda dei glutei. Quando torno con le braccia avanti rilascio la pallina senza mollarla completamente, quindi prendo l'aria, mi allungo e stringo, butto fuori, torno e 3, non inarcare la schiena e butto fuori, torno, prendo aria 4, mi allungo con la testa in direzione opposta alla coda e butto fuori, torno e 5 e ancora torno 6 e là 7 e ritorno 8 e ritorno, gli ultimi 2 9, lo devi prendere più come allungamento e giù, l'ultimo 10, resta con le braccia in alto e con la pallina stretta, fai una piccola pulsazione con le cosce a stringere, quindi stringo, mi fermo, 2, stringo 3, butto fuori 4, tengo con l'addome 5, 6, stringo sempre un po' di più, 7, 8, 9 e 10, rilascio e torno. Ok, prendo il mio telo, lo riapro di nuovo, tiro sul piede destro e metto il telo aperto. Sotto l'avampiede, così ci metto dentro il piede al centro, bene? E fate attenzione, vado a afferrare l'estremità, dovete afferrare in modo da avere la gamba tesa e in posizione supina, le braccia tese senza alzare le spalle, le braccia tese e chiaramente il telo in tensione, bene? Ora, la prima parte posso farla con la gamba opposta, quindi la gamba sinistra in questo caso, quella che non lavora, o col piede, con la gamba piegata, col piede poggiato a terra come sono in questo momento, è più semplice tenere la schiena a terra, oppure con la gamba distesa a terra. Mi allungo di più e riesco a fare meglio l'esercizio. Bene, voi provate con la gamba distesa a terra, bene, perché altrimenti quando salite dovrete distenderla nella seconda parte del movimento. Ok, quindi stringo bene le ascelle, braccia tese, mi raccomando, non tentare di tirare con le braccia, quindi a piegare le braccia così, mantieni la gamba distesa e solleva la testa, guardi l'ombelico prendendo l'aria, buttando fuori l'aria, sali col busto stringendo l'addome e abbassa la gamba. Quando arrivi a 4-5 dita di distanza dal pavimento, sei ancora curvo con la schiena, che fai? Tiri il panno e cresci verso il soffitto in questo modo, gamba sempre tesa, buttando fuori l'aria, curvi di nuovo e scendi piano piano lasciandoti accompagnare dalla gamba. Bene? Ok, è una specie di roll up semplificato, fai attenzione a non aiutarti con le braccia. Bene? Prendo aria 2, salgo, cerca di utilizzare più l'addome, guarda l'ombelico fino a che non arrivi con il tallone a 4-5 di distanza dal pavimento, prendi l'aria, stendi, butti fuori, scendi e torni giù piano piano accompagnando una vertebra alla volta. E 3, salgo, cresco e giù, 4, salgo, prendo aria e butto fuori, 5, butto fuori, salgo, cresco e giù, 6, salgo, cresco e giù, 7, salgo, allungo e giù, 8 e su, vai, 9, l'ultimo, 10, resto su. Bene, afferra tutti e due i lembi dell'asciugamano con la mano destra, ok? Quindi l'altro braccio lo porterai in fuori, fai attenzione a rimanere centrata con il busto, quindi farai braccio sempre teso, apri la gamba in fuori, non aprirla troppo se non sei costretta a girare la punta del piede e a ruotare anche le anche, non devi ruotare il bacino, quindi ferma solo la gamba, quindi apro e richiudo e 2 e là, prendo aria 3, cresco verso l'alto e chiudo, 4 e butto fuori, chiudo, 5 sempre lunga verso il soffitto, 6, ancora forza, 7 e chiudo, 8 e richiudo, 9 e richiudo, l'ultimo 10, ritorno al centro, riafferro con l'altra mano e scendo srotolando, non lasciare, bene? Cerca di tirare un po' la gamba verso di te in modo da allungare tutta la catena posteriore. Ok, il limite sono un po' le mani, no? A stringere la tela, bene? Quindi magari tra un esercizio e l'altro puoi anche riposarti un po', togliere la mano, sgranchirti un po' la mano e poi riprendere. Ok, afferra sempre con la mano destra, il braccio sinistro lo porti in fuori poggiando il palmo della mano a terra, quindi farai così, sposterai la gamba verso l'interno, puoi alzare un po' il gluteo destro, quindi fare questo lavoro qua. Bene, tira verso di te piegando il braccio e ritorni nella posizione iniziale, sposta, tira verso di te e gira, torna, vai, 3, apro e là, quindi forzo un po' la flessione dell'anca, 4, apro e torno, 5, apro e giù, 6, mezza circonduzione e rilascio, 7, tiro e giù, 8, tiro e torno, 9, tiro e torno, l'ultimo 10, tiro, torno e piego, tolgo il piede e lascio un po' la banda a terra, mi riposo un po' con il braccio, con la mano più che col braccio. Ok, adesso tira su prima una gamba e poi l'altra, con le gambe piegate a 90 gradi, i piedi paralleli. Bene? Metti le mani dietro la testa, solleva testa e spalle, porta le braccia lungo i fianchi, guarda l'ombelico, oscilla le braccia di 10-15 cm, prendo aria, 2, 3, 4, 5, butto fuori, 2, 3, 4, 10, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 20, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 30, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 40, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 50, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 60, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 70, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 80, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 90, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, 6 e stop. Sciolgo un po' le gambe. Riprendo il mio telo. Oltre ho fatto qualcosa in meno, controllate voi, ne dovete fare 100. Allora, metti il piede sinistro dentro la banda, al centro, bene, afferrate i due lembi e distendete la gamba destra a terra, allineatevi, bene, quindi sempre le gambe una alla larghezza delle anche, ok? Le braccia tese, il telo teso e la gamba tesa soprattutto, non cercare di tirare con le braccia, prendo aria, sollevo testa e spalle, butto fuori, salgo, arrivo a 4-5 cm da terra con 4-5 dita da terra con il tallone, e allungo la schiena, prendo l'aria e buttando fuori l'aria curvo di nuovo e torno giù, e 2, salgo, estendo e torno, 3, salgo, estendo e torno, 4, salgo, estendo e giù, 5, su, allungo e ritorno, 6, guarda sempre l'ombelico, adesso cresci verso l'alto, guarda l'ombelico e ritorno, 7, la apro e torno, 8, su, apro e giù, 9, su, apro e giù, l'ultimo 10, sollevo, distendo e resto su, afferro tutti e due i lembi con la mano sinistra, sempre il braccio teso, bene, quindi regolate la lunghezza in modo da avere la gamba tesa, 4-5 dita dal pavimento, l'altro braccio, il destro in fuori, il piede libero a martello che spinge sempre verso avanti, quindi aprirò la gamba 1 con il braccio teso e chiudo, prendo aria 2, qui non ruoto nient'altro che l'anca, 3, cerca di non girare la punta verso l'esterno, 4 e butto fuori, scendo, 5 e la allungati verso il soffitto, 6 e butto fuori, chiudo, 7 e butto fuori, chiudo, 8 e ancora, 9 e richiudo, l'ultimo 10, richiudo, riafferro con tutte e due le mani, curvo la schiena e scendo a terra, mi sistemo un attimo con le scapole, afferro tutte e due i lembi sempre con la mano sinistra e il braccio destro invece lo porto in fuori, stavolta faccio l'apertura, la chiusura invece che l'apertura, quindi sposto la gamba verso l'interno, staccando anche un po' il gluteo sinistro da terra. Bene? Quindi per tornare tiro col braccio, apro in fuori e ritorno al centro. Bene? Quindi sposto, tiro piegando il braccio e giro. È una circonduzione 3, apro e là, 4, giro e giù, 5, giro e ritorno, 6, giro e ritorno, 7, tiro in flessione e ritorno, 8, giro e torno, 9, giro e là, l'ultimo 10, giro, richiudo e sciolgo. Tolgo il telo e riposo un po' la mano, sgranchisco un po' la mano sinistra che, tenendo il telo, si contrae un po'. Bene? Quindi sollevo prima una gamba poi l'altra, sempre a 90 gradi, parto sempre. Bene? Sollevo testa e spalle, porto le braccia lungo i fianchi, distendo le gambe verso il soffitto spingendo coi talloni, oscilla le braccia, prendo aria, 2, 3, 4, 5, butto fuori, 2, 3, 4, 10, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 20, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 30, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 40, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 50, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 60, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 60, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 70, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 80, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 90, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piega e poggia, e distendi un po' le gambe, anzi tira le gambe al tetto, tira le ginocchia al tetto. Poggiamo prima un piede e poi l'altro e ci giriamo sul fianco, fianco destro. Mettiamoci completamente coricati a terra, quindi braccio o piegato sotto la testa o disteso. Togliamo il cuscino sotto la testa, bene, perché ci farebbe troppo spessore sotto l'ascella. Bene, partiamo col corpo tutto in linea. Ok, quindi il braccio libero in fuori, con il palmo della mano rivolto verso le cosce, quindi in posizione neutra, i piedi a martello, alzo semplicemente la gamba 1 e giù, 2 e scendo, 3 e là, 4, 5, prendo aria quando salgo, 6, non girare la punta del piede, 7 e giù, 8 e giù, 9 e scendo, 10, resto, anzi scendo leggermente parallelo al pavimento, faccio un piccolo movimento verso l'alto, 1, 2, sempre sullo stesso punto, 3, butto fuori 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, poggio e giù, poggio la mano davanti e sollevo tutte e due le gambe, 1 e giù, 2 e scendo, 3 e scendo, 4 e giù, 5, stavolta butto fuori l'aria, 6 e là, 7 e giù, 8 e scendo, 9 e scendo, resto su, le punte in estensione, piccolo 1, 2, veloce 3, 4, parto dall'anca 5, 6, 7, 8, 9 e 10, poggio. Ok, qua salgo sul gomito, nel mio caso sul mio gomito sinistro, faccio da specchio sempre per voi, il gomito sotto la spalla, bene? Ok, ora puoi tenere o tutte e due le gambe così una sopra l'altra, oppure un piede davanti all'altro. Bene, un piede davanti all'altro avrai più base d'appoggio, quindi sarà più semplice farlo. Inizialmente puoi anche tenerti col braccio libero, altrimenti il braccio lo porti o lungo il fianco o in fuori praticamente, anzi verso il soffitto, che sarebbe sempre il braccio in fuori. Ok? Bene, allora faccio semplicemente questo, non ti insaccare nella spalla, ma tira sul fianco, in questo modo la spalla si ritrae e non avrai tanto carico. Salgo in posizione di plank e mi fermo qua, 1, 2, 3, 4, stringo l'ascella 5, 6, tengo l'addome 7, 8, 9 e 10, poggio giù, pancia sotto. Prendo la mia banda di stoffa. Allora, per riposarti metti sempre o una mano sull'altra e poggi la fronte sopra le mani. Bene, le gambe leggermente aperte, sempre larghezza delle anche. Ora prendiamo la nostra banda, portiamo le braccia in alto. Bene, leggermente più aperte delle spalle, poco poco, guardo il pavimento, quando faccio l'esercizio non poggio la fronte, non alzare la testa indietro ma guarda sempre il pavimento e quindi faccio questo lavoro, sollevo, uno e giù, due, tieni la corda in tensione e giù, non alzare lo sguardo, tre, respira come vuoi, quattro e giù, cinque e giù, 6 e giù, 7 e giù, 8 e giù, 9 e scendo, l'ultimo 10, riappoggio, lascio la banda e metto una mano sull'altra e la fronte sopra le mani, oppure poggiati con la guancia sul pavimento per riposarti. Ora facciamo una variante rispetto a questo esercizio. Bene, apro un po' di più le braccia, leggermente più aperte delle spalle. Attenzione che rimango per un istante su in estensione, quindi farò alzo come prima, tiro la banda verso il petto con i gomiti in fuori, ridistendo e giù. Qua, due, tiro, distendo e giù. Tre, tiro, distendo e giù. Quattro, tiro, distendo e respira come vuoi, 5 al petto, allungo e giù, 6 al petto, allungo e giù, 7 al petto, distendo e giù, 8, vai, non alzare lo sguardo, guarda sempre il pavimento, e 9, distendo, l'ultimo 10, apro qua e appoggio, metti una mano sull'altra. Distendi le braccia senza banda, larghezza delle spalle, le gambe larghezza delle anche, quindi sollevati sia con le braccia che con le gambe e fai finta di nuotare, piccolo e veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, poggio. Metto i gomiti vicino ai fianchi, spunto le ginocchia, sollevo il bacino e spingendo con i gomiti vado praticamente a scivolare sul tappetino col petto e sedermi sui talloni. Posso portare le braccia indietro. Io ho alzato le ginocchia per rimettermi con le ginocchia sul tappetino, ma tu non hai bisogno. Torno su srotolando, e ci giriamo sull'altro fianco. Quindi sempre un braccio disteso, la testa poggiata, tutta in linea, i piedi a martello, braccio libero nel primo, se puoi, penso di sì, con i piedi a martello, sollevo semplicemente la gamba, 1 e giù, 2 e scendo, 3 e là, non girare la punta del piede, 4 e giù, 5 e giù, 6 e scendo, 7 e scendo, 8 e scendo, 9, prendi aria quando sali, 10, abbassa parallelo al pavimento, piccolo a galleggiare, 1, 2, più piccolo fai meglio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, poggia la gamba, poggia la mano, solleva tutte e due le gambe, 1 e giù, 2, non sollevare troppo, 3 e là, butta fuori salendo, 4 e giù, 5, 6, 7, 8, 9, resta su, le punte in estensione, gamba super tesa, dall'anca, 1, piccolo e veloce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 poggio. Salgo sul gomito, gomito sotto la spalla e sollevi il fianco per non insaccarti nella spalla. Bene? Come prima puoi farlo con la gamba una avanti e una indietro, quella che sta sopra la porti avanti, bene, quindi ti poggerai uno sull'interno del piede, l'altro sull'esterno, oppure uno sopra l'altro in questo modo, bene? Esercizio statico, quindi soltanto planche laterale. Stringi bene l'ascella, sali una volta sola e rimani su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, scendo e poggio. Qua torniamo seduti, mettiamo piede contro piede, flettiamo un po' il busto avanti senza spingere, non afferrare i piedi, non tirare sui piedi, ma abbandona semplicemente il collo e la parte alta. Benissimo, salgo su e ci portiamo in posizione di planti in ginocchio. Bene? Partite sulla posizione della quadrupedia, che già comunque vi dà la posizione neutra della schiena, quindi ve lo ricordo: le mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, leggera curva nell'arco lombare, nel tratto lombare, così la tua schiena sarà neutra. Bene? Quindi teniamo forte con le ascelle, mi raccomando, su questi esercizi. Quindi non ti insaccare dentro le spalle in questo modo, ma tirati fuori, distendi prima una gamba, piede a martello, punti il piede, distendi l'altra e il massimo che puoi fare è abbassare il bacino in linea con le spalle e con i talloni, e rimango 1, 2, 3, semplicemente 4, statico 5, tieni con l'addome 6, 7, 8, 9, 10, porta il ginocchio sotto, 1 e distendo, 2, distendo, 3, buttando fuori 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo 10, poggia prima un ginocchio, poi l'altro e ti siedi sui talloni. Porta anche le braccia indietro, così ti riposi anche un po' le spalle. Torniamo su, parti sempre dalla posizione di plank, distendi prima una gamba e poi l'altra, mi raccomando sempre, magari col sedere un po' più in alto, ma mai in questa posizione così, eh? Bene? Quindi rimani in plank 1, 2, tieni con l'addome 3, 4, stringi le ascelle 5, 6, 7, 8, 9, lancia la gamba 1, 2, butto fuori 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo 10, poggia prima un ginocchio, poi l'altro e te ne vai sui talloni, abbandona, sciogli un po' le braccia, i polsi soprattutto, eh? Lo stesso esercizio lo puoi fare in appoggio sui gomiti se hai troppi problemi sui polsi. Facciamo l'ultimo, quindi mettiamoci sempre in plank, ok, e andiamo a fare questo. Piego le gambe portando, vedi, le spalle verso le cosce e torno su, e 2 e torno, 3 là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, resta 5, 4, 3, 2, 1, poggia prima uno e poi l'altro e ti siedi sui talloni, sciogli. Torna su, ci giriamo ancora e ci stendiamo. Già, mettendo un rialzo sotto la testa e abbandonando le gambe, sciogli bene le gambe, sciogli tutti i muscoli del corpo, ok, porta il braccio sinistro in alto, il braccio destro lungo il fianco senza appoggiarli a terra, allungati nelle due direzioni opposte, abbandona le punte dei piedi verso l'esterno, solo le braccia spingono nelle due direzioni opposte. Adesso solleva il ginocchio sinistro, porta avanti il braccio sinistro e con tutte e due le mani tiri il ginocchio al petto, abbandonando i piedi e tutti i muscoli del corpo. Solo le braccia fanno il lavoro. Lascio il ginocchio e poggio la caviglia sulla coscia, caviglia sinistra sulla coscia destra, abbandonando il ginocchio in fuori senza alzare l'anca opposta. Abbandona tutti i muscoli del corpo. Così come ti trovi con la caviglia accavallata, solleva il ginocchio destro e afferra con le mani sotto il ginocchio, abbandonando il tallone destro verso il pavimento. Come ti ho detto già in altre lezioni, se vedi che in questa posizione la spalla sinistra, in questo caso, è molto alta, togli il braccio sinistro da in mezzo alle gambe, afferra lateralmente la coscia e tira. Tira un pochino di più. Adesso lasci la presa, poggi dolcemente il piede a terra, accavalli completamente la gamba, porti le braccia avanti verso il soffitto. Lentamente e contemporaneamente sposti le ginocchia, in questo caso a sinistra, e le braccia a destra. Le ginocchia si spostano dalla parte della gamba accavallata. Il braccio libero non passa davanti alla faccia, ma qui davanti al petto. Con la mano destra afferri il polso sinistro e tiri lateralmente a destra. Mantieni la posizione. Lascio il polso, torno al centro con le gambe e con le braccia, sciolgo la gamba sinistra, la distendo a terra, distendo la destra, lascio cadere il braccio destro in alto e il braccio sinistro lungo il fianco, senza poggiarli mi allungo nelle due direzioni opposte, abbandona le punte dei piedi all'esterno, allungati ancora, tiro sul ginocchio destro, porto avanti il braccio destro, con tutte e due le mani afferro il ginocchio e tiro al petto. Abbandono tutti i muscoli del corpo, tranne le braccia che tirano il ginocchio. Lascio il ginocchio, poggio la caviglia sulla coscia e abbandono il ginocchio in fuori. Tutti i muscoli abbandono, comprese le braccia stavolta. Ti ricordo che noi gli esercizi di stretching per motivi di tempo li facciamo di una ventina di secondi, teniamo la posizione una ventina di secondi, così, o poco più. Voi li potete fare anche tenendo tipo un minuto per ogni posizione. Sollevo il ginocchio sinistro con la caviglia accavallata, afferro sotto il ginocchio e tiro, abbandonando il tallone verso il gluteo. Mantieni una tensione costante con le spalle ben aperte. Se senti che la tensione diminuisce, tira un pochino di più. Dopo qualche secondo lascio e poggio il piede a terra, accavallo completamente la gamba, porto le braccia avanti, lentamente e contemporaneamente ginocchia a destra e braccia a sinistra. Il braccio destro in questo caso non passa davanti alla faccia ma davanti al petto, abbandona completamente. Con la mano sinistra afferri il polso destro e tiri lateralmente a sinistra. Lascio il polso, torno al centro sia con le braccia che con le gambe. Bene, sollevo la gamba destra, la distendo a terra. Distendo anche la sinistra, stavolta metto i piedi a martello e spingo con i talloni verso il basso, porto le braccia in alto senza abbassarle troppo se no si inarca la schiena e mi allungo braccia e gambe nelle due direzioni opposte senza inarcare la schiena, allungati ancora per 5, 4, 3, 2, 1, tira sul ginocchio destro, porta avanti il braccio destro, afferra il ginocchio, tira sul sinistro, porta il sinistro avanti e tiri tutte e due le ginocchia al petto, abbandonando i piedi e tenendo le ginocchia all'altezza delle anche. Solleva testa e spalle, guarda l'ombelico, afferra dietro le ginocchia, tira con le braccia, distendi le gambe e sali in posizione seduta. Salgo in accosciata, i piedi paralleli, 4-5 dita fra di loro. Distendi pian piano le gambe abbandonando braccia, testa e spalle verso il pavimento. Sbilanciati un pochino in avanti senza staccare i talloni da terra e abbandona collo, soprattutto il collo. Piego leggermente le gambe, afferro dietro i polpacci e tiro, spingendo un po' la testa verso le ginocchia. Mantieni una tensione costante che non sia dolore. Lascio la presa, salgo a schiena curva, la testa è l'ultima cosa che sale. Srotolo una vertebra alla volta e poi sollevi la testa. Qua respiro, porto le braccia prima in fuori e poi le porto in alto, senza alzare le spalle, fletti il capo lateralmente a destra, fletti e poggiaci sopra la mano destra e lascia cadere il peso del braccio. Il braccio sinistro lo porti più o meno sotto la spalla fino a che senti la tensione desiderata. Sposti la testa leggermente avanti senza tornare al centro, tieni con gli addominali. Prendo aria, torno in alto senza alzare le spalle, butto fuori, fletto a sinistra, ci poggio sopra la mano sinistra e abbasso il braccio destro leggermente sotto la spalla. Sposto la testa avanti dalla flessione laterale senza spingere con la mano, Tolgo il braccio, sollevo il capo, scendo, respiro e stop. E così. Anche per oggi, grazie a tutti quanti per la vostra attenzione. Ci vediamo per la prossima lezione, più o meno venerdì, ok? Anche se ritardo nel postare la lezione è perché chiaramente se fuori fa troppo freddo, dentro casa devo aspettare un po', devo trovare il momento giusto, perché anche i ragazzi hanno le lezioni online con la scuola e quindi diventa un po' difficile, diciamo, girare in serenità. Arrivederci a tutti e buon allenamento.